Buonasera amici e amiche di La CTV, sono le 16 in punto. Lo sapevate che musicisti, chef, alpinisti hanno un cervello più potente rispetto ad altre categorie di lavoratori? Ebbene, così e oggi ce lo spiegherà Antonio Cerasa, che è neuroscienziato del CNR di Catanzaro, che ha scritto un libro fresco di stampa che è stato presentato, che è uscito proprio il 21 settembre per Franco Angeli. Il titolo è Expert Brain, come la passione del lavoro modella il nostro cervello. Buonasera. Buonasera, buonasera a te Rosario. Lei scardina la vecchia teoria secondo cui i neuroni potessero rigenerarsi soltanto nell'infanzia e nell'adolescenza. Sì, non solo io, ma anche moltissimi altri ricercatori in giro per il mondo hanno dimostrato ormai, ed è chiaro, che anche nell'età adulta, anche nell'età avanzata, se io mi applico nel fare qualcosa e acquisisco sempre nuove abilità, il mio cervello continua a crescere. Perché nel suo libro ci farà proprio diversi esempi di lavoratori e di come e perché il cervello diventi più potente, usiamo questo termine, più potente in base insomma al lavoro e alle abilità che si acquisiscono durante il lavoro. Allora, apro e chiudo velocemente una parentesi, perché noi dovremmo avere in collegamento telefonico il direttore generale dell'ASP di Catanzaro, Giuseppe Sperri. Buonasera. Sì, buonasera dottoressa. Saluto l'ospite, il professore, saluto i telespettatori. Buonasera. Buonasera a lei. Oggi la contattiamo perché su diversi quotidiani locali leggiamo allarme per il virus chikungunya, questa malattia che si trasmette solo attraverso la puntura della zanzara tigre. È emerso un focolaio proprio a Guardavalle Marina, dove sono stati registrati sei casi. I giornali titolano È allarme, così. No, l'allarme è contenuto e in questo, ecco, le posso dire che la macchina organizzativa e i servizi di sanità pubblica, sia dell'ASP di Catanzaro, ma quelli del Dipartimento Tutela della Salute e anche l'ASP di Reggio Calabria, per quello, perché inizialmente era interessata anche l'area di Monasterace, poi rivelatasi invece indenne, ha funzionato alla perfezione. I casi a stamattina alle 12 accertati sono stati 6, altri 39 è stato eseguito il prelievo del sangue ed è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità. Nei giorni scorsi, lunedì e martedì, è stata effettuata la disinfestazione e quindi ritengo che questa attività di disinfestazione, che sarà ripetuta tra 7 giorni, riesca sicuramente a contenere il problema. Avete insomma compiuto delle azioni mirate, stabilite poi da protocolli operativi, per cui diciamo non ci sono altri comuni interessati, la situazione è sotto controllo, nel comune di Monasterace nessun caso, insomma sembra che tutto stia procedendo per il verso giusto. Sì, posso rassicurare da questo punto di vista che la situazione è sotto controllo perché i casi si sono registrati solo a Guardavalle Marina. C'è stata una risposta corale davvero delle istituzioni, a partire dal comune di Guardavalle, che ha offerto la collaborazione del sindaco e dell'amministrazione comunale diciamo, informare i cittadini, che si sono anche rivelati, diciamo, anche disponibili a questa situazione senza allarmi. Abbiamo coinvolto i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Le posso dire con un po' di soddisfazione e di modestia, questo è stato un momento in cui la macchina della sanità pubblica ha funzionato alla perfezione, perché all'inizio abbiamo avuto un allarme informale, successivamente siamo andati a verificare se questo allarme era reale. L'allarme era reale, si sono adottate tutte le misure anche attraverso la collaborazione di due entomologi e un epidemiologo che sono stati mandati qui dal professore Ressa in loco e si sono incontrati con i nostri operatori e hanno adottato tutte queste misure preventive. Se Bene. vogliamo dire qualcosa di più, il virus viene inoculato dal morso della zanzara Tigre. tigre. E le operazioni di disinfestazione non è che devono essere allargate in territori estesi, perché la zanzara tigre, oltre i 300-400 metri dal luogo dove è stata rinvenuta, non si moltiplica. Quindi
queste operazioni di disinfestazione, la prima e la seconda che faremo ogni settimana, sono importantissime. Dovrebbero, uso il condizionale, essere risolutive.